personaggi sono sempre qualcosa di nuovo, di un valore affronto. Non penso all'esperienza, al premio preso, al fatto di sapere se sei bravo o non bravo. Io affronto sempre il personaggio come qualcosa che non conosco, di nuovo, come ad esempio il primo gradino di una scala. È lì il divertimento in cui lavora la fantasia. Tu hai detto i personaggi della lettura sono più o meno tutti simili, non è così. Sono quella del Muller che tu hai detto abbiamo inventato un nuovo modo. In realtà abbiamo un po' chiuso il tema della commedia italiana, facendo dei personaggi che avevano uno stile diverso, uno stile, erano, diciamo pure il grottesco, anche quello è uno stile, ma sono personaggi che non sono stati capiti. La critica ci ha massacrato sempre. A me hanno detto che facevo sempre una marionetta che agiva sullo schermo, come se sullo schermo esistesse questa forma strana di realismo e di riproduzione della realtà. Il cinema non è realtà, è finzione. La realtà è quando prendi una macchina da presa e decidi di seguire il serpente o la tigre, perché tu non sai che fai, segui l'azione. Al cinema sai tutto, ti mettono i segni, ti mettono le cose, qui devi dire questa battuta, qui devi dire. Il bello è proprio raccontare la favola e la racconti, hai capito? Ma quando mai? Infatti, recentemente ho fatto un intervista e qualcuno ha detto che io ho avuto la fortuna di conoscere Rossellini e fare grandi passeggiate con lui, Rossellini, il re del neorealismo. Lui diceva, non hanno capito niente di me, ma cosa dicono che io sono andato a fare la realtà? Giravo in mezzo alla strada perché non potevo girare nei teatri, perché non avevo la corrente che mi illuminasse. Beh, preso gli attori, a volte prendevo gli attori così, ma il film che è il simbolo del neorealismo, ci sono i due attori più pagati di allora, Anna Magnani e Aldo Fabrizi. Quindi il neorealismo è stato veramente qualcosa che poi è stato stravolto. Lui stesso lo diceva, potevo averlo visto, poi ho conosciuto Amidei, l'ho rifatto poi in un film. Cioè bisogna stare attenti a tutto quello che scrivono, a tutto quello che dicono. Il cinema è una bella finzione, è un bel racconto. Quindi inutile quelli che muovono la macchina così che sembra che sia al telegiornale vedi le cose, al cinema vedi la favola e devi cercarla di fare, se sei capace ancora, farla come la facevano i grandi, come la faceva Nicolas Ray, come la faceva Kubrick, come la faceva quelli che, o come la faceva Kurosawa. La macchina, la presa, l'inquadratura, le prospettive, la fotografia, eccetera. A me piace così. Parlo in questo modo perché ce l'ho un po' anche con coloro che parlano tutti di cinema, tutti sono critici di cinema. Improvvisamente alla televisione arriva la signora bella pettinata con gli occhiali che fa che critica i film che abbiamo fatto noi. Ma io mi permetti, ma chi sei? Ma perché? Ragazzi, ma voi dovete avere una conoscenza. Quando facciamo un film, ma sapete la fatica che si fa? La fama proprio è enorme, sembra tutto leggero, anche la Fracci quando balla sembra che voli, ma però ogni giorno deve stare lì, il pianista deve stare giorni e giorni a fare la fatica, poi non si vede, perché noi non la facciamo. Allora veniamo criticati da chissà chi, perché sono nati come i funghi. Una volta quando andavamo a scuola avevamo il De Sanctis, o il Croce, Contini o Sapegno, basta, che erano però dei macigni. Qua chiunque arriva, lei signora non so cosa fa, perché quante volte l'ho vista in televisione che qualcuno le ha detto, ha visto i film, stasera mi dica un po' qualcosa, oh ma quel film è ma lo dico per mi diverto, però basta, cerchiamo di, insomma, di fare un po' le cose serie, fai una cosa, la giudichi, dammi vedere il certificato, perché giudichi, puoi parlare male, puoi parlare bene, ma sicuramente devi parlare in modo intelligente, devi approfondire e capire chi ha fatto quella cosa, vabbè basta, chiusa parentesi.